Proviamo a entrare nel merito, anche perché devo far morire Maurizio. È vero che domani lo fate resuscitare con la musica, infatti la musica ha questo effetto, può far resuscitare. Io lo faccio morire. E quindi parliamo del suo funerale. Quali migliori parole per introdurre il suo funerale della parte finale della voce del Dizionario Biografico degli Italiani di Paolo Cozzo, che però devo ammettere ormai è ampiamente superata dalla relazione, o meglio prolusione, da lui fatta ieri, assolutamente straordinaria, e che va ben oltre quella voce, che certo comunque era in qualche modo costretta all'interno di una griglia della struttura complessiva dell'opera. Uso lo stesso le sue parole ultime, finisce così la sua voce. Profondamente rattristato dalla morte del fratello Tommaso, gennaio 1656, e della morte della sorella Maria Apollonia, luglio 1656, con la quale aveva sempre mantenuto uno strettissimo rapporto, Maurizio, che il 14 luglio del 1657 aveva redatto il suo testamento, si spense a Torino il 3 ottobre di quello stesso anno. Ci siamo quasi vicini. Sì, avete ragione, l'ho detto tante volte, adesso cercherò io di essere più lenta, avete ragione. In ossequio alle sue ultime volontà, ancora Paolo Cozzo, il cuore del principe venne riposto nella cappella da lui fondata del Buon Soccorso nella chiesa di San Francesco da Paolo, le viscere nella chiesa del Monte dei Cappuccini, mentre... che non si sente, provo a far di meglio, mentre il corpo fu tumulato nella cattedrale di San Giovanni, dove il 24 ottobre vennero celebrate solenni esequie. Con l'orazione il cilindro, non si sente? No, no, si sente, si sente. Ok. Microfono non è normale. Io vi assicuro che andando di là si sente magnificamente, ecco, qui non è che voglio invitarvi ad andare tutti dall'altra, però ve lo posso assicurare. E lo so, ma tanto vi farò vedere pochissime cose anche brutte. Quindi, nel 1836, per volontà del re di Sardegna Carlo Alberto, le spoglie, insieme a quelle della moglie Ludovica, deceduta il 14 maggio del 1692, furono traslate nella sacra di San Michele della Chiusa. Qui, con queste parole, si chiude la voce del Dizionario Biografico, redatta da Paolo Cozzo, ripeto, ormai pienamente, direi totalmente superata dalla sua prolusione. Ma prima di entrare nel merito del discorso, mi pregio di ricordare un progetto ancora da definire e spero non decaduto, con lo stesso Paolo Cozzo, che con questo modo cerco di catturare, un'idea nata un po' di anni fa e che spero non sia del tutto decaduta e che forse la si possa riprendere, su un volume dedicato ai funerali dei Savoia, un esibire la morte o simile titolo, che resta un'idea ancora nel cassetto che spero si possa sviluppare. Ma al di là di questa annotazione anche un po' autobiografica, credo che il tema dei funerali, siano dei Savoia o di altre casate e famiglie, continui a rappresentare un argomento di grande interesse e, seppure macabro per taluni, di grande fascino per la sottoscritta. Scontato a questo punto ricordare la grandiosa mostra a Versailles, Le Roi Mort, del 2015 e 2016, dedicata al funerale di Luigi XIV, 1715, con la cura di Beatrice Saul e del grande storico e amico Gérard Sabatier. Esaltante avvenimento, giocato sulla meraviglia creata dalla ricostruzione dell'apparato funebre del sovrano nella splendida cornice del castello, realizzata con sapiente perizia e abilità del colpo di scena dallo scenografo italiano Pierluigi Pizzi. La restante parte della mostra forse veniva mortificata dall'impressione dell'effimero
ma il ponderoso catalogo, con il suo corredo di immagini e saggi, riusciva a soddisfare necessità di approfondimenti e curiosità. Alcuni altri rigorosi studi avevano preceduto quell'evento e lo avevano preparato, sicuramente meno mondani, ma certamente importanti, soprattutto precedenti indispensabili per la costruzione dell'esposizione medesima. Per non dilungarmi in lunghi elenchi, assai noiosi, che rischiano di essere assai noiosi, mi limito a menzionare un convegno importantissimo in tre tappe, dedicato per l'appunto ai funerali principeschi in Europa del XVI-XVIII secolo, che si svolse tra il 2007 e il 2009 a Cracovia, Madrid e Escorial e Parigi. Non voglio neppure omettere l'importante mostra, importante perché significativa per il tema, organizzata da Clelia Arnaldi di Balmi e con la sottoscritta, sulle feste barocche. Tale l'importanza della mostra, questa è la ragione, nel 2009. In quella occasione si era dato spazio al tema del funerale, ma non sufficiente per riservare una scheda specifica alle morti di Tommaso nel 1656 e di Maurizio nel 1657, né a quella precedente di Emanuele Filiberto, che abbiamo, su cui abbiamo sentito la bellissima relazione di Maria Beatrice Failla, grande ammiraglio di Spagna e viceré di Sicilia, morto però nel 1624, nonché delle principesse infante Francesca e Maria Pollonia, figlie di Caterina d'Austria e Carlo Emanuele I, per inciso neppure del funerale di Carlo Emanuele I, peraltro passato sotto silenzio. Ma questo non per cattiva volontà o per distrazione, ma per una sconfortante e cronica mancanza di immagini che accompagna spesso gli avvenimenti luttuosi dei Savoia, perlomeno fino al 1637. Non è casuale che le straordinarie incisioni delle esequie di Emanuele Filiberto, è un omaggio alla mia collega Failla, siano relative alla cerimonia svoltasi a Palermo, della quale resta la spettacolare piramide Emanuela, composta dalla genealogia della casata, come potete vedere, scusate l'immagine, è un'immagine non certo particolarmente buona, a sostenere il feretro del defunto, la cui relazione a stampa fu pubblicata a Madrid. Mancanza che si può imputare a fattori diversi, economici, politici in primo luogo, dunque di convenienza. D'altronde le incisioni, spesso di grandi dimensioni, ripiegate all'interno delle relazioni, per lo più di formato ridotto in ottavo, in quarto, implicavano costi non indifferenti, che le circostanze non sempre rendevano realizzabili. Oltre naturalmente ragioni di ordine politico sulle quali ogni qualvolta si affronta il tema è opportuno indagare. Ciò che raramente manca, e quando manca si può pensare a una perdita casuale, è la documentazione, la relazione, la descrizione dell'avvenimento luttuoso e congiunta per lo più a orazioni, a una orazione o a orazioni funebri. Queste erano per lo più affidate a uomini di chiesa e per tutto il Seicento furono i gesuiti ad occuparsene, come ben sapete, avendo, come noto, la pressoché totale egemonia sulla educazione, sulla trasmissione della fede, specie degli suoi aspetti più spettacolari e pedagogicamente efficaci. Tanto più se presso la corte
come nel caso di quella torinese, era presente una vera e propria maestro della concettosità barocca, Emanuele Tesauro. La sua figura è centrale in tutta questa vicenda e lo sarà ancora e ben dopo la sua morte, come attesta tutta l'ampia polemica intorno al funerale di Maria Caterina d'Este, moglie di Emanuele Filiberto il Muto, principe di Savoia Carignano, morta nel 1722. Permettetemi questo inciso perché lo ritengo particolarmente importante anche proprio per capire il ruolo, ammesso che lo si debba ancora comprendere dopo gli importantissimi studi, cito solo quelli di della Doglio, che ha aperto la strada, ecco, con i suoi importantissimi lavori. Le esequie della principessa Maria Caterina d'Este erano state l'occasione per il sovrano Vittorio Amedeo II di proseguire nella sua opera di riforma culturale, che prevedeva la trasformazione anche dell'università, dunque del sistema del sapere, e di conseguenza all'interno di questa vi era anche la volontà di liberarsi dei gesuiti che fino ad allora avevano avuto il totale controllo della formazione, nonché delle cerimonie, specie quelle funebri. Non a caso l'invenzione del soggetto in quell'occasione, il soggetto dell'apparato, era stato affidato a un personaggio quale Bernardo Andrea Lama, lo stesso che stava lavorando a modificare nella sostanza il sistema dello studio torinese. E nello scambio di botte e risposta che si generò intorno al funerale in quell'occasione, restano volumi manoscritti e a stampa, sia in archivio sia in biblioteca, di centinaia di pagine, e che proseguì tra l'altro questo botte e risposta per più di 2 anni, andando al di là dei confini dello Stato sabaudo, il riferimento alla retorica barocca, tronfia, magniloquente, senza costrutto e citazionista, aveva proprio il Tesauro come oggetto dei feroci attacchi del Lama, il massimo rappresentante di quella cultura che aveva fatto delle esequie la scena perfetta per squaternare eloquente macchina di parola e immagine, dal funerale di Filippo II a Milano a quelli torinesi. L'elenco è assai lungo. Un lungo elenco che trova nelle esequie dei due fratelli, bisogna metterli insieme, anche se mi soffermerò brevemente solo su Maurizio, di Tommaso e Maurizio, e che secondo me ha un apice, trova veramente per Tesauro un apice straordinario in questo genere, chiaramente, di produzione. Un apice per complessità e sapienza retorica, per essere nel caso dell'uno e dell'altro funerali politici non privi di difficoltà e tensioni, visto i precedenti, in particolare gli scontri interni con la cognata Cristina di Francia, che riflettevano sul piano europeo le posizioni filofrancesi di una parte del governo sabaudo, quello fedele a Madama Reale, e gli altalenanti posizionamenti dei due principi pro o contro la Spagna con l'impero, l'abbiamo visto alle spalle. Nella buona sostanza, gli apparati funebri, e qui sta a mio parere il loro centrale interesse, sono un concentrato dei condizionamenti diplomatici e storici, giacché devono in ogni caso rispondere alle forme retoriche di celebrazione del defunto, del quale certo non è ammissibile dir male, vedono l'arte della parola farsi sublime per smorzare caratteri negativi, arrotondare spicolosità, magnificare ciò che non potrebbe mai avere l'onore della memoria. Prima di entrare nel merito e molto brevemente dell'orazione, un breve assaggio dell'apparato. Allora, dell'apparato, scusate, ho un po' di... Ecco, dell'apparato, il cui titolo è, come vedete qua, Staffetta del dolore inviata all'universo,
nella morte del serenissimo principe Maurizio, eccetera, eccetera. Bene, questa è la relazione, perché diverso il titolo ovviamente della orazione di Tesauro. Bene, questa relazione, di cui si trova copia in Biblioteca Reale, e scusatemi per la brutta foto, ma l'incisione, la sola, è piegata all'interno e non sono riuscita, data la brevità del tempo, a farne una migliore. Bene, questa relazione è una relazione di per sé abbastanza interessante, con una serie di errori. Il primo fra tutti viene detto essere l'apparato di Carlo di Castellamonte, che non poteva essere ovviamente l'autore dell'apparato, visto che muore nel 41, ma ovviamente Amedeo di Castellamonte. Tant'è. L'altro aspetto interessante, e poi sorvolo sugli i particolari, è che la finzione della descrizione è il tempo che stabilisce l'argomento, è il tempo che stabilisce l'argomento, e pertanto sceglie quelle che sono le immagini da raffigurarsi, l'età della vita di Maurizio, la puerizia, la gioventù, la virilità, la vecchiaia, e poi a seguire le stagioni, e poi a seguire le ore del giorno e della notte. Questo è il tema. L'immagine è un'incisione di mediocre qualità, che non restituisce la complessità dell'apparato, anche, e che perlomeno, stando alla descrizione, non sto a tediarvi con la descrizione, ovviamente, bene, vi passo, ecco, alcuni passaggi, se volete soffermarvi. È una descrizione che rispetto ad altre non attira particolarmente la nostra attenzione. La scrittura non è Tesauro che la stila, forse lo Scotto, possibile, è anonima. La scrittura ogni tanto è sciatta, ogni tanto ritorna a essere un po' più aulica. Niente di particolarmente interessante. L'apparato è un apparato ottagonale di base, con piramidi, le piramidi sono ricoperte da lacrime argentate, niente di nulla della spettacolarità che ci ha fatto vedere Martina, ecco, di cui faceva sfoggio il nostro cardinale a Roma. Una cosa modesta: chi organizzò questo funerale? Bene, pongo la questione agli storici. Le mie finora perlustrazioni d'archivio non mi hanno condotto a rinvenire nessun documento relativo alle spese. Non ci sono documenti relativi all'apparato nei conti della casa del cardinale, non ci sono spese, finora perlomeno io non l'ho trovate, avrò forse mal controllato, ma là dove trovo normalmente i conti di pagamento per gli apparati, vale a dire Camera dei Conti, fabbriche, fortificazioni, mandati, nulla risulta di questo apparato, né di questo né di quello di Tommaso, sia chiaro, che dell'anno precedente. Non so, pongo la questione, è una delle tante questioni con questo convegno abbiamo messo sul tavolo, su cui forse riflettere, e che credo da legarsi alla situazione politica. Non saprei dare un'altra spiegazione, finora veramente non ho trovato nient'altro. Mi soffermo però soltanto su un aspetto della descrizione, per poi chiudere velocemente con l'orazione di Tesauro. Nella parte della virilità, dove viene scritto nel fianco destro vicino alla vecchiaia vedesi la virilità che coronava di foglie, coronata di foglie di rovere, eccetera eccetera, ebbene la parte centrale è dedicata a Ludovica. E Ludovica, mi fa piacere che appunto che sia venuto già fuori grazie alla Facchin questo aspetto, della palla d'armata, della grande amazzone, e che trova celebrazione nel funerale di Maurizio. E queste le parole che poi volete vedere, glorio vasi per una parte, se mai fu veduta dal sole nobilmente virile,
fu tale ammirata nell'estinto eroe che bramoso eccetera eccetera. Comunque sta di fatto che dice i menei nuziali per estinguer con essi gli incendi funesti di Marte, per cacciar dal Piemonte Porcellosa Bellona, si congiunse Maurizio con magnanima e serenissima Pallade, che ben si dimostra degnissima prole di quell'augusto Giove di Savoia, i cui guerrieri fulmini erano vittorie e trionfi, giacché se ella nei signorili e lieti consessi fa pompa d'acutissimo e amenissimo ingegno, la giurereste eroica principessa nelle pacifiche Minerve, e se nelle cacce su generosi destrieri impugna qual amazzona l'asta, sembra gentilissimo fiore della palle, delle palle armate. La relazione per l'ingresso di, per l'arrivo a Torino di Cristina di Svezia è vicinissima al 56, l'anno prima, quindi la memoria è fortissima di quella descrizione della Ludovica come grande amazzone e con abilità assolutamente paragonabili a quelle di un uomo. Ma detto questo, passo velocemente ad alcune osservazioni, scusate il mio ordine è assolutamente appunto, disarticolato, invece all'orazione. L'orazione è un gioiello, è una scritta in punta di penna, è un'esibizione di arguzia, di capacità, d'altra parte Tesauro è tale, per cui da lui ci si può aspettare solo l'apice della professionalità retorica. È dedicata, come ben sappiamo, scusate, vado a prendere, ecco, Emanuele Tesauro, il cilindro, orazione panegirica, trovate lì il titolo. Anche qua inizia però, dopo le prime pagine, con un errore. Ne parlavo prima con la collega Failla. Il busto di, viene citato un busto, un'immagine, un'effigie di Maurizio dato a Bernini. E qui mi fermo. Potete forse, vi ho riportato il passaggio, ecco, non sto a leggerlo, però già di per sé curioso. Tutta la orazione è incentrata su quello che è il motto, omnis in unum, tutto confluisce. Quindi questo cilindro, questo specchio cilindrico, e ciò in cui si specchia e prende forma vera, reale, tutto ciò che viene detto e che precede lo stesso Maurizio. Quel cilindro è ciò che permette di vedere bene, nella correttezza, nella verità. Esattamente nella verità, così come tra l'altro ben ci racconta Monica Bisi nel suo bel testo Il velo di Alcesti, metafora di simulazione e verità nell'opera di Emanuele Tesauro. La verità si riflette in quella immagine cilindrica, lì si vede riflessa correttamente il reale, e in quel cilindro si proiettano tutti gli aspetti, si congiungono tutti i fatti, e l'orazione è un passaggio punto per punto della vita di Maurizio. Non abbiamo tempo, qui lo farò negli atti, perdonatemi, vado a braccio veloce. Tocca tutti gli aspetti che abbiamo sentito ieri, oggi, ogni aspetto viene raccontato, enfatizzato, celebrato e presentato come se Maurizio riunisse in sé, proprio in quel omnis in unum, tutto ciò che era stato fatto su tutti i campi, l'arte della diplomazia, il matrimonio del fratello, il mecenatismo, addirittura è lui, secondo Tesauro, che determina il successo delle elezioni papali, e quindi è lui che governa Roma, è lui che per volontà dello Spirito Santo fa concentrare su sé, in virtù di questo suo meraviglioso cilindro, anche questa straordinaria capacità di decidere del Papa e delle elezioni papali, e di far convergere le volontà di tutto il consesso su quella figura piuttosto che un'altra.
un potere enorme, ovviamente, nella celebrazione che Tesauro ci presenta. Ci sono dei passaggi straordinari, è veramente un tessere punto per punto tutti quegli aspetti difficili, problematici della vita di Maurizio, è come se Tesauro li passasse al setaccio, li proiettasse all'interno sulla superficie di questo cilindro e lì da questo cilindro l'immagine che ne deriva è un'immagine perfetta, dove tutto si converge, tutto ciò che è stato, e lì trova la perfezione. È veramente una orazione da questo punto di vista straordinario. Addirittura c'è l'aspetto, e mi auguro di trovarlo, ed è l'ultima cosa su cui mi soffermo, anche per così possiamo poi uscire di qua con agio, c'è anche l'aspetto ovviamente militare. Non può esimersi dal tradire quella grande tradizione militare della casata, ovviamente, come ben sappiamo, perché torna e combatte, sceglie di non solo si sposa e prima di sposarsi comunque combatte, poi comunque combatte ancora, comunque in ogni caso, dopo averlo dato del suo ritorno a Roma, le sue capacità diplomatiche, la magnificenza della sua corte e del suo palazzo, una vera reggia della sua mensa, veri e propri simposi, delle sue cavalcate che erano veri e propri trionfi e che ne facevano lo specchio in cui i forestieri, cittadini, cavalieri, prelati e tutte quelle corti usate a non ammirar cosa ognuna volgevano gli occhi ammiratori, omnis in unum. Ne poteva mancare le sue doti appunto militari. Le due pagine che seguono sono un percorre tutte le sue azioni militari a fianco dell'impero, della Francia, sempre per il bene dello Stato e a fianco dell'amato fratello. Ne poteva il figlio di Carlo Emanuele I essere da meno d'altra parte in arte militare e in coraggio, così che aveva chiesto un corpo all'esercito imperiale, scrive Tesauro, richiesta alla quale Legane si era opposto, con la motivazione essere lui un principe nato alla Chiesa e non alle armi. Pertanto Maurizio, nella voce di Tesauro, risponde: dunque, mi riputate voi memprode del vostro cardinale Trivulzi, essendo io guerriero di Natali? Volendo dire, continua Tesauro, che sotto quella porpora serbava un sangue non degenerante, in cui ribollivano tutti gli spiriti di mille bellicosi progenitori, omnis in unum. Non vado oltre e mi limito, ma vi riporto alla prima immagine, alle ultime parole che chiudono per l'appunto l'orazione. Invidiate la sorte di colui che piangete, piangete la sorte di chi mi fugge, et per fine sovvengasvi che signori e servi, felici e miseri, robusti e debili, tutti hanno ad entrare in una fossa, omnis in unum. Grazie. Spero di aver fatto abbastanza sì. Scusa. Bene, grazie a Franca per questa bellissima e appassionata relazione anche su questo fine. Questo film macabro. No. E, ci sono domande? Grazie. Non ho fatto niente. Sì. Grazie perché è stato veramente bellissimo interesse. Io avevo analizzato il libretto per Ferdinando Gonzaga, come forse ti ricordi, certo, che è tutt'altra cosa, è molto meno sofisticato, è tutta un'altra cosa. Certo. Però mi chiedevo, c'è tutta una c'è l'allegoria simbolica che rimanda a lui da collezionista, patrono delle sì, arti? Sì, sì, c'è sia nella parte, diciamo, della descrizione della relazione, là dove nella sua età giovanile, soprattutto virile, si dedica anche a questo, ma soprattutto nell'orazione di Tesauro c'è una parte dove ovviamente viene
celebrata questa sua capacità di non solo di mecenate, ma di costruire palazzi, poi magari non è neppure vero, ma noi siamo in fondo nel suo palazzo, e naturalmente di nuovo e sempre in lui si concentrano tutte quelle capacità che erano state dei suoi antenati e che trovano in lui la maggiore manifestazione. Ed è, ecco, quello insieme alla sua capacità diplomatica e all'aspetto militare sono i punti forti. Sì. Ma anche sul suo catafalco ci sono, non c'è la descrizione. Allora, le varie iscrizioni che ci sono sul catafalco e poi lungo la navata, adesso non sono stata a soffermarmi, tra i pilastri, sotto l'arco, c'erano delle conchiglie, nel risvolto di queste conchiglie si trovavano le immagini delle ore dipinte e c'erano iscrizioni che di volta in volta ovviamente riferivano delle varie doti, tra cui ovviamente anche questo. Non sono stata a riportarvi le iscrizioni perché sono noiosissime e quindi sarebbe stato un lavoro noioso per tutti, però sì, ecco, quello che lascia un po' perplessi e in fondo non dico la povertà dell'apparato, ma la non magnificenza, ecco, la non magnificenza. Sì, è importante, è in San Giovanni e nel Duomo, per carità. Nella controfacciata c'è l'immagine del tempo con la sua falce, con la clessidra, eccetera, e quella dell'eternità, ovviamente, a diciamo dosare, no? Però è un funerale un po' sottotono e poi appunto chi lo paga? Perché non ci nella Camera dei Conti non ci sono, o sono spariti, o io non li ho trovati, per carità, quindi se qualcuno li trova me lo dica, ecco, perché vorrei tanto sapere, anche perché oltre al Carlo di Castellamonte, che non è di Castellamonte ma è Amedeo ovviamente, parla anche di scultori, di pittori che realizzano le sculture che ci sono, cioè le quattro età, le stagioni. Però io speravo di potervi dire i nomi degli scultori, dei pittori. Nulla ho trovato. Ecco, nei funerali, a partire da quello del 1637, anche a Torino, ecco, altrove ovviamente era prassi, ma anche a Torino si trovano tutti i conti, si trovano le indicazioni precise, le relazioni sono dettagliatissime e soprattutto poi per quanto riguarda i duchi c'è questa straordinaria genealogia, quindi le immagini, le sculture in cartapesta, che erano sempre le stesse, che poi venivano riparate, poi venivano riutilizzate, veniva soltanto aggiunto magari ciò che mancava, il pezzo mancante, però erano sempre quelle, e che fissavano, tra l'altro, ritorno al discorso della Fachin, l'iconografia della casata, e la fissavano in modo molto preciso. Per le donne mai, perché per le donne non si costruisce la genealogia, perlomeno, ecco, se no, a meno che non siano sovrane, ecco, ma non è il caso del Ducato. E forse anche per questo che non c'è quella incertezza sull'immagine di Ludovica, ma così anche come sulle altre, perché se la corte fissava l'iconografia e la controllava dei sovrani, ma non lo faceva altrettanto secondo me, ma questa è un'ipotesi che di nuovo lancio, non lo faceva per le immagini femminili, perché è provato, ecco, che per i funerali le sculture che venivano disposte intorno della genealogia, intorno al catafalco, poi venivano ritirate sotto la grande galleria, il magazzino sotto la grande galleria, venivano poi rimesse a posto se per caso qualcosa si era rovinato, però il riutilizzo era prassi, chiaramente, ed era anche un controllo, era anche un modo per fissare l'immagine e mantenerla. In questo caso ovviamente non c'è genealogia, c'è il tempo, ci sono l'età, ci sono le stagioni, però chiaramente non si tratta di un duca regnante e Cristina in fin dei conti credo, immagino, che tiene le fila anche di questa situazione, quindi è da vedersi, ecco, in relazione a quella che è la situazione politica. È un'ipotesi però, e mi fermo qua, proprio perché non ho avuto il conforto della documentazione d'archivio, perlomeno non l'ho avuta finora. Senti, un'ipotesi della mia ignoranza. Sapessi la mia. Sì, perché nel 1656-57 c'è la peste, almeno a Roma,
dunque un'ipotesi non potrebbe essere la peste che spiegherebbe l'animatezza di No, perché nel 56 passa Cristina di Svezia e fanno di tutto e di più. Oh, ma sta qua abbastanza lungo per fare banchetti, per fare un ingresso trionfale, per andare a caccia. C'è la peste, Alice, tu. Chiedo l'ausilio agli storici. Ma non è... Infatti, assolutamente, ecco. No, direi qua no, ecco. Dobbiamo chiudere, sì. Scusate, domani eventualmente altre... Grazie a tutti.